Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma bisogna essere, cioè bisognerebbe non fare, è evidente che il governo non ha affrontato adeguatamente né risolto nessuna, ma sono questioni che hanno un'origine. Non facciamo come quelli che adesso parlano della guerra, di una guerra che non ha un prima. Non facciamo quelli che anche qui con la Meloni, facendo finta che il governo con la Meloni non ha un prima. Ci sono dei prima. E la crisi italiana è una crisi strutturale, che il governo Meloni non abbia gli strumenti per affrontarla, va da sé. Ma non è che prima ci fosse, in gran parte prima si sono preparati alcuni dei fallimenti della Meloni, perché i modi, non le idee che ho sempre sostenuto buone, ma i modi in cui sono state realizzati, il reddito di cittadinanza, il super bonus eccetera, sono tecnicamente delle sciagure, e la Meloni si è trovata a gestire questo, il famoso piano nazionale, dal punto di vista di, se noi lo andiamo a leggere le centinaia di pagine di cui è composto, è per il 50% ideologia, è difficilissimo prenderlo e capire quali sono le priorità anche dal punto di vista tecnico e vedere come procedere per realizzarle. Cioè la Meloni, diciamo le cose come stanno, se no facciamo propaganda anche noi. La Meloni si è trovata in una situazione di contesto generale estremamente difficile, la guerra eccetera eccetera, quindi sappiamo benissimo tutto questo. In più molti dei suoi, diciamoli pure, fallimenti sono stati preparati, cioè c'è un prima grande come una casa della Meloni, un prima che è una serie di fallimenti della politica italiana, del ceto politico italiano, quando la Meloni era al 4% e di cui quindi la Meloni è del tutto innocente. Diciamo le cose come stanno, se no facciamo propaganda. E non facciamo bene alla eventuale opposizione della Meloni, quando mai nascerà, perché i fallimenti della Meloni è esattamente il refrain della Schlein. È facile, ma e tu? Cosa dici? Che idee hai? Ma dal punto di vista concreto, non di dire vogliamo l'occupazione, vogliamo essere liberi, vogliamo essere uguali, vogliamo essere belli e buoni. Non è così che fai l'opposizione, con i desiderata. Ecco, li fai con politiche, li fai con strategie, li fai con programmi concreti, li fai con un ceto dirigente che è in grado di metterti in campo dei programmi concreti sulla scuola, sulla sanità, eccetera, eccetera. Tu, Marco, ecco, dici la sanità, ma sai, la sanità o sta dentro il PNRR o sta dentro lì e viene strutturato, oppure non ci sono i soldi aggiuntivi per la sanità, non esistono in un paese dove ormai siamo a quanto del debito? Siamo al 150, al 160% del PIL di debito. 160.